europeo nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta dei rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, la direttiva tirocini, e delle proposte di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini. Consentiremo la partecipazione anche da remoto dei colleghi. Trasmetteremo sulla web TV della Camera dei Deputati, se non ci sono obiezioni. Mi pare di no. Sono presenti Pietro Francesco Delotto, membro del Comitato Economico e Sociale, rappresentante del primo gruppo datori di lavoro, nonché presidente della Commissione Consultiva per le Trasformazioni Industriali presso il Comitato stesso. Nicoletta Merlo, membro del Comitato Economico e Sociale Europeo, rappresentante del secondo gruppo lavoratori e relatrice del parere CESE direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini. Giovanni Marcantonio, membro del Comitato Economico e Sociale Europeo, rappresentante del terzo gruppo. Dunque ringrazio i nostri ospiti per la partecipazione e cedo la parola per il primo intervento a Nicoletta Merlo, membro del Comitato Economico e Sociale Europeo, rappresentante del secondo gruppo. Prego, dottoressa Merlo, l'ascoltiamo. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Intanto grazie per l'opportunità, è per me un piacere essere qui e per poter presentare questo parere che è stato approvato nella sessione plenaria di luglio del Comitato Economico e Sociale e del quale io sono stata relatrice. La discussione che ha portato poi all'approvazione di questo parere è stata particolarmente interessante perché, come sapete, il Comitato Economico e Sociale si compone appunto di tre gruppi, rappresentanti dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali e delle altre organizzazioni della società civile, e chiaramente quando si parla di tirocini entrano in gioco interessi e anche sensibilità molto diverse. E un'altra difficoltà che abbiamo avuto all'inizio della discussione sta proprio nel fatto che innanzitutto le proposte della Commissione prendono in considerazione tutte le diverse tipologie di tirocinio senza fare un'opportuna distinzione tra le varie tipologie, ma poi avevamo l'ulteriore difficoltà che non ovunque in Europa, ad esempio, il tirocinio extracurricolare italiano è considerato tale. In alcuni paesi il tirocinio è quello che da noi è l'apprendistato e quindi è chiaro che ci sono interessi e anche richieste differenti. Comunque alla fine siamo riusciti a trovare una quadra e il primo punto sul quale ci siamo trovati tutti concordi è nel fatto che soprattutto la proposta di direttiva ha alcune problematicità, a cominciare dall'articolo 2, l'articolo relativo alle definizioni, perché se da un lato ricomprende, come dicevo prima, tutte le tipologie di tirocinio, dall'altra parte quando si parla del tirocinante viene considerato tirocinante solo chi ha già un rapporto di lavoro o è considerato lavoratore, e quindi questo restringe enormemente l'ambito di applicazione della direttiva. Ma volevamo anche essere sicuri del fatto che non imponesse agli Stati membri che non adottano questa definizione di adeguarsi. Infatti abbiamo proposto, se voi avete avuto modo di leggere il parere, abbiamo proposto proprio un emendamento concreto al testo nel quale chiediamo che precisiamo che gli Stati membri che non considerano il tirocinante come lavoratore non devono essere obbligati a cambiare questa definizione, perché comporterebbe tutta una serie di problemi. Quindi già le definizioni date nell'articolo 2 creano poi tutta una serie di problemi di interpretazione dell'intera proposta di direttiva, e questo è un primo punto. Un secondo punto riguarda poi lo scopo di queste due proposte, perché la Commissione si era data come scopo quella, da una parte, di valorizzare e aumentare i criteri di qualità dei tirocini e dall'altra di evitare forme di sfruttamento, utilizzo improprio dello strumento. Su questa seconda questione si focalizza la proposta di direttiva, in modo particolare nell'articolo 5, però appunto se noi andiamo a prendere le definizioni, e quindi la definizione di tirocinante, fa sì che teoricamente anche questo articolo va
in realtà beneficio di una piccola parte dei tirocinanti, che sono quelli appunto considerati lavoratori, ma questa è una fattispecie che si verifica in meno della metà degli Stati membri, quindi temo che non possa essere così incisiva. Inoltre l'articolo 5 non è particolarmente stringente, noi avremmo preferito che portasse a una presunzione di subordinazione e che la ricorrenza di una o più delle condizioni che vengono elencate in questo articolo comportasse appunto questa presunzione di subordinazione. In realtà la norma è un po', l'articolo è un pochino più vago, secondo me volutamente. Un'altra questione riguarda l'articolo 3, quindi il principio di non discriminazione e parità di trattamento. Anche qui sicuramente se stiamo parlando di tirocinanti che sono considerati lavoratori, noi diamo per scontato che ci sia un principio di non discriminazione, che abbiano diritto a una retribuzione. Invece la Commissione, siccome diciamo, le molte organizzazioni a livello europeo, in modo particolare le organizzazioni giovanili, ma anche il Parlamento europeo, aveva chiesto alla Commissione di fare in modo di abolire i tirocini non retribuiti, la Commissione ha detto: con questo articolo noi diciamo che mettiamo un punto. In realtà non è così, perché riferendosi solo ai tirocinanti lavoratori una retribuzione già teoricamente dovrebbero percepirla. Questo punto è stato affrontato anche nella raccomandazione al punto 6, ecco lì anche noi abbiamo proposto un emendamento perché parlano di retribuzione secondo noi in maniera invece impropria, perché se parliamo della raccomandazione ci riferiamo a tutte le tipologie di tirocini e ai tirocinanti che non sono considerati lavoratori, allora sarebbe più corretto parlare di una compensazione, di un'indennità, ma non di una retribuzione, e riterremmo anche che questa indennità dovrebbe tener conto anche delle spese che il tirocinante deve supportare per poter fare l'esperienza di tirocinio, in modo tale da rendere questo tipo di esperienza davvero possibili per tutti i giovani e non solo per chi ha una famiglia, insomma, che li può supportare in questo senso. Poi anche il ruolo che viene dato alle parti sociali è veramente marginale, quando invece potrebbero giocare un ruolo importante sia per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo, sia per la tutela dei tirocinanti. C'è un articolo della direttiva, se non sbaglio l'articolo 8, che parla di questo, ma siamo sempre lì, parlando dei tirocinanti si riferisce ai tirocinanti lavoratori, e quindi tutti i tirocinanti che non sono considerati lavoratori e che paradossalmente avrebbero maggior bisogno di supporto e tutela, in questo modo non riescono, insomma, ad avere questo beneficio. Quindi diciamo che in conclusione il CESE ha accolto con favore queste proposte della Commissione, però ha proposto anche alcuni emendamenti concreti che a nostro avviso migliorerebbero davvero le proposte, fermo restando che comunque diciamo che in generale non abbiamo particolarmente apprezzato il fatto che abbiano deciso di non stabilire criteri minimi di qualità per ciascuna tipologia di tirocinio, che secondo noi sarebbe stato molto importante e avrebbe anche consentito di fare un po' più di chiarezza a livello europeo su che cosa si intende per tirocinio, ad esempio cosa si intende per apprendistato e quali dovrebbero essere i requisiti minimi. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Merlo. Cedo la parola a Pietro Francesco Delotto, membro del Comitato Economico e Sociale Europeo, rappresentante del primo gruppo. Prego, l'ascoltiamo. Grazie Presidente, grazie per questo importante incontro. Ovviamente non posso che andare a complemento di ciò che la relatrice ha fatto, ha espresso come parere. Però alcune annotazioni credo che siano importanti da fare, non perché ci siano delle difficoltà. Voi sapete che al Comitato noi lavoriamo su un principio del consenso, cioè ogni singola riga, ogni singola virgola deve essere concordata tra i vari gruppi per il testo finale. Non andiamo a maggioranza se non in rarissimi casi. Quindi questo è un valore aggiunto, crediamo, per un testo che per tutti i nostri pareri, che hanno un valore che va al di là di quello di semplici portatori di interesse come possono essere le nostre organizzazioni in Italia piuttosto che a livello europeo. Detto questo, alcune annotazioni credo sia doveroso farla. Nicoletta l'ha detto, la grande frattura su questo non nasce
tanto dalla sensibilità di parte sindacale o parte datoriale, ma tra le legislazioni totalmente differenti o in alcuni casi assolutamente inesistenti tra paese e paese. La grande frattura nasce e la grande ambiguità della proposta di direttiva che vediamo con anche noi come datori di lavoro assolutamente con favore, per cercare di, non dico di armonizzare, ma insomma di trovare un po' di equilibrio, un punto di incontro, nasce soprattutto con l'esperienza tedesca, dove il grande elemento di rischio, soprattutto per noi italiani, io parlo anche come rappresentante ovviamente del nostro paese, e abbiamo lavorato tanto su questo, è quello di confondere l'apprendistato con il tirocinio. Questo è il tema vero per noi italiani. Se creiamo un dibattito su tirocinio uguale una formula di lavoro assimilabile all'apprendistato, vuol dire che buttiamo via un'esperienza che per tutti noi, dal punto di vista delle istituzioni e anche delle singole imprese, ha avuto un valore. Questo è il grande rischio, dicevo. Il secondo aspetto è nella terminologia usata nella proposta di direttiva. Ancora oggi c'è il termine retribuzione. Il termine retribuzione nasce esattamente da quell'impostazione di cui vi ho parlato, ma che è ancora una volta pericolosa, perché nel momento in cui il tirocinio per lunghezza, per durata, o per replicabilità in una stessa azienda, diventa una formula che lascerebbe totalmente svuotato il contratto di apprendistato. E ancora una volta terminologie che sono per noi, ai nostri occhi, per le nostre sensibilità e per la nostra esperienza datoriale e di parti sociali italiane, pericolosa, perché andrebbe ad aprire anche delle configurazioni che sono impensabili sotto il profilo degli accordi eventuali, potenziali, che noi spingeremmo anche nella nostra legislazione a definire meglio come accordo di tirocinio tra parti sociali. Quindi questa è l'essenza, la grande essenza. Un'ultima annotazione, perché il tempo è molto stretto, ve la vorrei invece trasmettere come presidente della commissione. La mia commissione, che nasce dalla CECA, quindi nel 2002, si occupa di politiche industriali, quindi tutte le politiche verticali di settore. Posso parlare da questo punto di vista proprio di tutti i settori industriali, dove l'elemento delle nuove competenze, delle nuove competizioni, non solo tra settori ma soprattutto anche tra paesi, in Europa si gioca anche sulla capacità di attrazione dei giovani. Allora, ancora una volta, il tirocinio in quanto tirocinio è un elemento essenziale per selezionare persone da avviare o a contratti di apprendistato o addirittura ad assunzioni. Questo è un elemento che non possiamo nasconderci anche come sistema paese. E infine il tema, è stato detto, abbiamo sempre detto, per piacere, non si parla di retribuzioni, di indennità, di compenso, di formule diverse, ma non di retribuzione. Mi permetto di andare oltre, solo con un accenno, al nostro ruolo di istituzione europea, pur organo consultivo, insomma una delle 5 istituzioni. Il tema del compenso, che a livello europeo è già un problema, un problema nel senso di definizione, ma a livello italiano, passando come un elemento formativo e quindi non di competenza degli accordi datoriali, ma degli accordi formativi che passano di competenza regionale, abbiamo delle disparità che sono assolutamente impensabili. Allora, questo sì,
dovrebbe essere un preso in considerazione, secondo me, perché ancora una volta è la capacità di attrarre, ma non al ribasso, capacità di attrarre e trattenere giovani con una base comune, anche sotto il profilo delle indennità corrisposte e delle spese rimborsate. Questo è un elemento che è di stretta competenza regionale, me ne rendo conto, però non passando per un accordo nazionale, quindi di lavoro, è comunque un elemento che dovremmo prendere in considerazione come sistema paese. Questo per la mia esperienza anche fuori dall'ambito istituzionale europeo, ve la posso trasmettere in maniera molto serena e molto chiara però. Grazie, allora grazie. Infine cedo la parola a Giovanni Marcantonio, membro del Comitato Economico e Sociale Europeo, rappresentante del terzo gruppo, organizzazione della società civile. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti, veramente lieto dell'invito che ci permette di riflettere insieme su alcuni concetti molto importanti riguardo il tirocinio. Ma innanzitutto vorrei introdurre la questione dicendo che al Comitato Economico e Sociale Europeo abbiamo raggiunto, credo, un buon equilibrio nel parere. Io ho fatto parte del gruppo di studio insieme a Nicoletta, quindi sotto questo profilo abbiamo cercato di riunire le migliori riflessioni anche per trovare un testo che potesse in qualche maniera essere di raccordo tra varie sensibilità. Ecco, su questo devo sottolineare che veramente anche sotto il profilo delle definizioni la difficoltà maggiore è proprio nel fatto che la direttiva propone alcune terminologie e alcune definizioni che diciamo sono un po' distanti dall'esperienza italiana, ma anche dall'esperienza di alcuni altri paesi dell'Unione Europea. Guardate, in Italia a tutti gli effetti il tirocinio non è un rapporto di lavoro, almeno non è così definito. Noi abbiamo una legge di bilancio 2022 che parla di un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro. Quindi non è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro. La direttiva, l'articolo 2, cita infatti il fatto che il tirocinio è un periodo di pratica lavorativa di durata limitata. Ecco, ci sono alcune terminologie, come la retribuzione, io non cercherò di non ripetere quanto detto, che ovviamente pongono alcuni problemi anche interpretativi e le successive conseguenze in materia di tirocini stessi. Io credo che sia uno strumento di grandissima importanza nel mercato del lavoro, perché permette sicuramente di acquisire delle competenze e delle esperienze molto significative per l'accesso al mercato del lavoro, però è inutile negarlo. Il tirocinio, o meglio la riuscita e l'efficacia di un tirocinio, dipende dalla sua qualità. La qualità del tirocinio è fondamentale per tutte le declinazioni che possiamo dargli nei vari Stati membri. Ecco perché la direttiva è sicuramente un ottimo passo per raggiungere questa qualità, ma dobbiamo anche considerare gli elementi appunto di declinazione nei vari Stati membri. Io volevo sottolineare anche il fatto che il tirocinio è uno strumento di inclusività, perché il tirocinio stesso non riguarda solo i tirocini che noi chiamiamo extracurriculari o curriculari, riguardano anche a volte fasce deboli del mercato e favoriscono l'inserimento nel mercato del lavoro di fasce deboli come i diversamente abili o altre situazioni in cui il tirocinio può essere uno strumento molto efficace di inserimento. E poi sottolineo che il tirocinio è un ottimo strumento di politica attiva del lavoro e sicuramente questo noi dobbiamo considerarlo all'interno del nostro panorama legislativo. Ecco, certamente ci sono delle criticità, perché l'uso distorto di questi tirocini crea alcune perplessità, questo ovviamente poi va nella direzione della qualificazione del rapporto di lavoro. Ci sono alcuni elementi citati nella direttiva, in realtà noi in Italia abbiamo sempre la possibilità di avere degli indici anche giurisprudenziali per in qualche maniera giudicare un rapporto o meno che sia di lavoro subordinato o meno. E poi ovviamente ci sono una serie di problematiche rispetto alla disparità di accesso al tirocinio. Si faceva riferimento prima alla concorrenza, diciamo, alla legislazione concorrente
regionale. Questo ovviamente rappresenta un problema perché sotto il profilo della nostra Costituzione ci sono delle materie in cui ovviamente le regioni possono legiferare, ma questo crea a volte delle disparità sull'accesso proprio a questi tirocini e poi anche alla qualità di questi tirocini, perché poi devo dire anche che la capacità formativa delle aziende non è sicuramente uguale su tutto il territorio nazionale, quindi da lì ne discende poi la qualità, appunto. Ecco, io credo che dobbiamo, è già stato detto, però lo voglio ripetere perché è importante, dobbiamo anche evitare sovrapposizioni con uno strumento che è l'apprendistato. L'apprendistato è il contratto, diciamo, leader per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Sono due contratti completamente differenti perché, ripeto, il tirocinio non è un rapporto di lavoro, è un'esperienza professionale che ovviamente ha anche una componente del lavoro, mentre l'apprendistato è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro. Io non voglio rubare altro tempo, però sicuramente andrà fatta una riflessione sotto il profilo appunto del recepimento di questa direttiva. Io credo che il nostro Paese sia assolutamente pronto a recepire una direttiva di questo tipo perché abbiamo già molti elementi che soddisfano in gran parte tutte le richieste della Commissione europea. Devo dire anche che un principio di base deve essere comunque in qualche maniera chiarito. Io non credo che la qualità dei tirocini possa dipendere dalla qualificazione giuridica di questo tirocinio, perché al di là del fatto che se parliamo di rapporto di lavoro o meno, noi abbiamo la possibilità, e lo stiamo già facendo, di inserire delle tutele minime garantite affinché questo tirocinio sia un'esperienza di lavoro e non un rapporto di lavoro, ma sia comunque di grande qualità. Allora, grazie, è stato veramente molto interessante. Chiedo se ci sono riflessioni. Prego, collega Scotto. Io una domanda proprio semplice, perché mi è chiarissimo dall'illustrazione dei relatori, che ringrazio, la differenza tra tirocinio e apprendistato e anche i rischi di una sovrapposizione che potrebbero depotenziare lo strumento del contratto di apprendistato, o addirittura trascinare a ribasso, diciamo, le retribuzioni, determinando, diciamo, una sorta di dualismo che poi va a incidere, diciamo, sulla scarsa qualità della retribuzione. Però c'è una domanda. Nella direttiva si parla di periodo di pratica lavorativa limitata. Quanto può essere lungo un tirocinio gratuito? Cioè, dal vostro punto di vista, per evitare che divenga altra cosa, o per evitare che divenga quello che in buona parte è un modo di aggirare per molte imprese la possibilità di retribuire i ragazzi che fanno i tirocinanti, soprattutto i ragazzi, e quindi sostanzialmente avere un po' di lavoro gratuito. Quanto deve durare? Può durare un mese, due settimane, un giorno, sei mesi? Si può immaginare una soglia del genere? Non è eccessivamente lunga senza che il lavoro venga di un tirocinante venga retribuito? Questa è la domanda che voglio fare. Chi vuole rispondere? Se posso. Prego. Grazie onorevole. Le rispondo in linea con quello che sono stati i nostri messaggi, con un'esperienza personale. Io ho fatto il direttore generale di un'organizzazione con più di 500 persone fino all'elezione a presidente, e mi ha chiesto il tempo pieno a Bruxelles. 60-70 tirocinanti stagiaire all'anno. 60-70. 60-70 persone che non erano lavoratori, erano persone in formazione, affiancando dei team, delle squadre. La non retribuzione, il compenso per un periodo che poteva essere o di 3 o di massimo 6 mesi, non
replicabile, era di 1.000 euro più il rimborso spese. Questo è quello che io ogni mese siglavo e questa è la mia esperienza personale. 3-6 mesi, ma mai considerato come lavoro, ma come con accordi con università, con centri di ricerca, perché eravamo interessati ad aprire, ad attrarre persone. E qui vorrei anche però darvi una essere un po' così provocatorio. Persone a cui, freschi di laurea in questo caso, non in tutti i casi, in questo caso, non si diceva che cosa dovessero fare, ma si chiedeva che cosa potevano apportare, viste le loro fresche conoscenze, su quello specifico tema. Da qui un'integrazione tra una formazione sul campo e un inizio di percorso formativo in un ambiente diverso da quello delle aule accademiche. Non so se ho risposto alla sua domanda. Prego. No, indubbiamente il quadro che lei descrive è un quadro molto positivo. Visto che lei racconta un'esperienza personale di cui mi complimento pienamente, ovviamente io mi riferivo a quella che è la scala bassa, cioè quelli che fanno il tirocinio gratuito, e mi correggo rispetto a prima perché forse avevo utilizzato un termine sbagliato e me ne scuso, che non devono essere considerati né lavoratrici né lavoratori, ma che però probabilmente non hanno il tirocinio, diciamo, con un compenso così elevato e magari con il livello di formazione tale che lei descriveva. Ma molto spesso noi ci troviamo di fronte a casi molto diversi e non sono, diciamo, casi positivi come quelli che descriveva lei. Rispetto a quel tipo di tirocini, chiedo qual è la valutazione dei tempi, perché non è un dato indifferente, perché altrimenti rischia di essere, diciamo, in questa dimensione così poco normata, e io sono d'accordo che non va normata in maniera eccessiva, si può lasciare spesso anche lo spazio all'arbitrio. Questo. Telegraficamente, come datore di lavoro, come rappresentante dei datori di lavoro, anche per livelli più bassi, mai superiore a 6 mesi, dico 3-6 mesi, e virgola, mai gratuito. Allora, grazie. Ringraziamo la dottoressa Merlo, dottor Delotto, dottor Marcantoni, è stata un'audizione molto interessante. Passiamo alla prossima audizione. Sì, va bene. Se questo corrisponde al vero. Adesso, oltre che a vederla, non la sentiamo, quindi probabilmente al microfono spento.
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della garanzia e rispetto delle condizioni di lavoro di tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, della proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini. L'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione anche da remoto in videoconferenza dei deputati e degli auditi. Trasmetteremo, se ce lo consente, sulla web TV della Camera dei Deputati. Non mi pare ci siano obiezioni. Interviene quindi in videoconferenza la dottoressa Eleonora Voltolina, direttrice della testata giornalistica La Repubblica degli Stagisti, che ringrazio per la partecipazione. Le cedo immediatamente la parola, ricordando che la relazione dovrebbe avere una durata di circa 5 minuti. Prego, dottoressa Voltolina, la ascoltiamo. Sono io che ringrazio voi per avermi invitata a approfondire il tema dei diritti degli stagisti. Allora, le proposte di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio e di raccomandazione del Consiglio, rese pubbliche dalla Commissione europea 6 mesi fa, nel marzo del 2024, sono due documenti in effetti importantissimi per i giovani. Scusate, stavo seguendo parallelamente gli interventi precedenti. Allora, quindi, sono due documenti in effetti importantissimi per i giovani europei che si affacciano al mondo del lavoro. Sono il risultato di anni di lavoro di quelli che io chiamo i difensori degli stagisti, i parlamentari difensori degli stagisti, tra cui cito, diciamo, tra tutti l'eurodeputato Brando Benifei. Ora che è iniziata la nuova legislatura europea, l'iter di questa direttiva e della raccomandazione sugli stage deve ricominciare ed essere portato a termine, in modo da ottenere due documenti ufficiali e, nel caso della direttiva, far partire il noto countdown dei 2 anni a disposizione di ogni Stato membro per recepirla. Il piccolo problema, se vogliamo aprire e chiudere una parentesi, è che nel nuovo esecutivo europeo è scomparso il commissario al lavoro e ai diritti sociali, il che ci pone un po' in ansia, ma possiamo pensare che a prendere queste deleghe sarà il commissario che dovrebbe, se confermato, occuparsi di equità generazionale, gioventù, cultura e sport, e cioè il maltese Glenn Michalef, oppure sarà la romena Roxana Mintzatu, proposta da Ursula von der Leyen come commissaria alle persone, competenze e preparazione. Ma comunque il countdown non è ancora cominciato, perché questa direttiva non è ancora stata ufficialmente approvata. Ci vorranno quantomeno un paio d'anni prima che si arrivi ad un testo definitivo ufficiale della direttiva e della raccomandazione. E allora che ci facciamo qua? Ci facciamo, perché comunque questi testi che abbiamo a disposizione sono importantissimi e voi potreste prenderli in mano e farne iniziativa legislativa. Perché aspettare, in effetti, che l'Europa ci obblighi? Se anche voi, come spero, condividete i principi di equità espressi nella direttiva e soprattutto nella raccomandazione, avete un grande potere nelle vostre mani. Potete già oggi cominciare a lavorare per migliorare la vita degli stagisti italiani. Forse qualcuno di voi già lo sa. L'Italia, che è spesso nota per arrivare ultima nel recepimento delle direttive europee, in generale nel progresso in campo legislativo, è stata invece uno dei primi paesi al mondo dove i tirocinanti hanno visto riconosciuti dalla legge alcuni loro diritti, anche grazie alla Repubblica degli Stagisti, che lavora per questo obiettivo da ormai 15 anni. Le leggi che in Italia hanno messo al bando i tirocini extracurriculari gratuiti, regione per regione, sotto il cappello delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni, risalgono ormai a 11-12 anni fa. Esistono però ancora grandi criticità per gli stagisti, e infatti uno degli obiettivi focalizzati dalla proposta di direttiva europea è combattere gli stage che mascherano lavoro dipendente, utilizzati dai datori per risparmiare sul costo del personale. Nel testo sono indicati i fattori che aiutano a scovare i tirocini fittizi, dalla mancanza di progetto formativo alla durata eccessiva, dall'aspettativa di performance da parte dello stagista alla richiesta di stagisti con esperienza, fino alla sproporzione tra numero di stagisti e numero di dipendenti. E poi c'è la criticità più grande, l'ingiustizia più grande, gli stage gratuiti.
che in Italia, per fortuna, le regioni hanno già vietato quando si tratta di extracurriculari, che sono di loro competenza, ma che lo Stato non ha ancora vietato quando si tratta di curriculari, cioè di percorsi di formazione on the job svolti mentre si studia. E qui entrate in gioco voi, perché qui in Parlamento voi potreste rivedere la normativa sui tirocini curriculari, che è appunto di competenza statale, quindi vostra, e che ha veramente bisogno di essere rivista, dato che la normativa vigente risale al 1998 e non è assolutamente più in grado di tutelare adeguatamente questi stagisti. L'importanza del compenso ai tirocinanti è scritta chiaramente nella raccomandazione di cui stiamo parlando oggi. La mancanza di un'equa retribuzione e dell'accesso ad una protezione sociale adeguata, cito, costituiscono un ostacolo alla parità di accesso alle opportunità di tirocinio. In assenza di una fonte di reddito alternativa, i gruppi in situazione di vulnerabilità tendono ad astenersi dall'intraprendere tirocini, in particolare quando la retribuzione è assente o bassa, oppure quando si devono sostenere costi aggiuntivi, ad esempio per svolgere un tirocinio in una regione diversa o in un paese diverso. E diciamo, apro e chiuso la parentesi, io non mi fisserei troppo sulla terminologia. È chiaro che quando applichiamo questi suggerimenti alla realtà italiana, quando leggiamo retribuzione, basta che leggiamo compenso o indennità, che è la parola che usano le leggi italiane quando si parla dei soldi erogati agli stagisti, si capisce che è quello che l'Europa vuole intendere. In un altro documento, questa volta ufficiale, l'allegato 2 alla risoluzione tirocini di qualità nell'Unione Europea, approvata poco più di un anno fa, a giugno del 2023, dal Parlamento Europeo, si legge anche che i tirocinanti che effettuano tirocini finalizzati al conseguimento di titoli di istruzione, cito, dovrebbero avere accesso ad un'adeguata compensazione, quindi anche i curriculari. E viene specificato inoltre che in generale per tutti i tirocini dovrebbero essere previste per legge condizioni di tirocinio dignitose, compreso l'importo della compensazione in linea con il costo della vita. Insomma, anche se non è scritta nella proposta di direttiva, è evidente che l'indicazione e l'intenzione dell'Europa è quella di superare la grande ingiustizia dei tirocini gratuiti. Infatti, all'indomani della pubblicazione delle proposte di direttiva e di raccomandazione, lo scorso marzo, quello che all'epoca era il commissario europeo per il lavoro, Nicola Schmit, aveva scritto esplicitamente in un tweet che nel recepire la direttiva gli stati membri chiaramente dovrebbero vietare gli stage gratuiti e che questo divieto non aveva potuto trovare spazio nel testo della proposta di direttiva perché legalmente alla commissione non era possibile vietare esplicitamente gli stage gratuiti per questioni di competenza normativa. Al momento esiste già qui alla Camera una proposta di legge per rivedere la normativa sui tirocini depositata all'inizio della legislatura corrente a novembre del 2022, prima firmataria Chiara Gribaudo. Ripartiamo da qui. Facciamo partire un'azione concreta per migliorare la vita dei tirocinanti italiani, in particolare di quei 300-350.000 tirocinanti il cui il numero preciso nemmeno è noto, che fanno il loro percorso di stage mentre studiano, per esempio mentre fanno l'università o un corso professionalizzante post diploma o post laurea. Diamo a questi tirocinanti più diritti. L'ultima volta che sono stata in audizione qui di fronte a questa commissione nel 2022 ho concluso il mio intervento con una domanda ai vostri predecessori. Ho chiesto, cui prodest? A chi giova che i tirocini curriculari continuino ad avere pochissime tutele e vincoli? A chi giova che gli studenti possano ancora continuare a fare stage gratis? Se la risposta non è ai giovani, allora vuol dire che qualcosa non va. Lancio lo stesso messaggio a voi e un appello che questa commissione lavori per le giovani generazioni per permettere loro di entrare nel mondo del lavoro in maniera dignitosa. Grazie. Allora, grazie a lei, dottoressa Voltolina. Chiedo se ci sono domande. Prego il collega Scott. Grazie, dottoressa Voltolina. La sua relazione è stata molto interessante, come quelle
che l'hanno preceduta. Rivolgo a lei la stessa domanda che ho rivolto ai relatori precedenti. Come lei spiegava molto bene, talvolta il rischio è che gli stage gratuiti nascondano nei fatti un rapporto di lavoro subordinato soltanto gratuito, ma pienamente inserito all'interno, diciamo, dell'azienda presso cui si fa questo stage. È chiaro che occorre evitare un accavallamento delle diverse configurazioni, anche di carattere contrattuale, i contratti di apprendistato. Giustamente ci mettevano in guardia i relatori, gli esperti del Comitato Economico e Sociale Europeo, a non confondere i due piani, il piano dei tirocini e il piano dell'apprendistato. Dopodiché non c'è nessun dubbio che gli apprendistati, che i tirocini siano molto spesso il luogo, diciamo, di abusi o di, insomma, un utilizzo distorto di questo strumento. Siccome la direttiva individua un periodo di pratica lavorativa limitata, la domanda è quanto dovrebbe essere, secondo lei, un periodo di pratica lavorativa limitata per i tirocini. L'ascoltiamo. Allora, noi come Repubblica degli Stagisti, da quando esistiamo, diciamo che c'è bisogno di mettere dei punti fermi perché questo strumento non venga abusato. E io penso che, personalmente, penso che la durata massima di qualsiasi stage dovrebbe essere 6 mesi, perché penso che sia un tempo sufficiente per poter riuscire ad apprendere più o meno qualsiasi mansione. Poi negli anni ho ricevuto magari delle sollecitazioni, no? Ma vedi, per questa particolare mansione lavorativa ci vuole una formazione più lunga, non si può apprendere tutto in 6 mesi. Allora, io non voglio essere dogmatica, ci possono anche essere casi di professioni particolarmente complesse per le quali magari un periodo di tirocinio più lungo può essere previsto, ma a mio avviso i 6 mesi dovrebbero davvero essere messi come limite massimo. Ma vado anche oltre, perché oggi nell'ordinamento italiano non c'è nessun divieto a proporre tirocini anche per mansioni molto semplici, ripetitive, mansioni che si definiscono a volte di basso profilo, comunque mansioni che non hanno bisogno di una lunga formazione. Penso, per esempio, per fare un esempio che tutti noi abbiamo in mente, ai tirocini usati per fare i commessi nei negozi, i cassieri ai supermercati o i magazzinieri. Sono tirocini che hanno visto negli anni un incremento nel numero, quindi sono una modalità di utilizzo dello strumento del tirocinio molto diffusa. E allora però lì queste persone svolgono delle mansioni che sono abbastanza semplici. Allora lì ha senso che possano fare tirocini lunghi 6 mesi o magari anche un anno, che è la durata massima prevista nella maggior parte degli ordinamenti delle leggi regionali? Io penso di no. Quindi penso che ci potrebbe anche, e sarebbe utile, mettere un limite massimo più breve qualora la mansione avesse degli obiettivi formativi, diciamo, ridotti. Ecco, quindi io direi che una durata massima di 3 mesi per gli stage, per mansioni appunto ripetitive di basso profilo, potrebbe essere adeguata, e un limite massimo a 6 per invece diciamo stage per mansioni più complesse. Sempre fermo restando, ma penso che nella mia relazione sia stato abbastanza chiaro questo, che io sono, come anche altri che mi hanno preceduto oggi, sono completamente contraria agli stage gratuiti. Per me lo stage gratuito ha senso solo se dura qualche giorno o tutt'al più qualche settimana, ma nel momento in cui impegna una persona per una considerevole fetta del suo tempo, penso che sia doveroso prevedere un'indennità mensile. Allora, grazie
Anche questa è stata un'audizione molto, molto interessante, non so se ci sono altre domande, mi pare di no, sono d'accordo anche con voglio dire, parte delle domande eseguite rispetto al fatto che il collega Scotto, è già la seconda volta giustamente, che insomma si interroga e punta sulla, su un limite temporale, mi corregga se sbaglio, dell'applicazione dei, dei tirocini. Per quanto mi riguarda il limite temporale sì, deve essere comunque valutato e valutabile, molto dipende anche dal tipo di attività che si svolge. Ci sono attività che evidentemente insomma hanno bisogno di e necessitano di una tempistica un po' più ampia, altre che possono durare sicuramente meno. È altrettanto chiaro che la tempistica va a confliggere notevolmente rispetto ai casi in cui non ci sono i versamenti contributivi, non ci sono le ferie, non c'è la malattia, insomma, e quindi tutta una serie di diritti fondamentalmente che queste persone in realtà potrebbero sullo condizionale avere. È altrettanto chiaro che la domanda di fondo è primigenia è se questo tipo di attività viene considerata lavoro o non viene considerata lavoro. Delle due l'una, nel senso che qualora venisse considerata lavoro dobbiamo interrogarci, qualora venisse considerata formazione saremmo tutti molto più contenti, al netto del fatto che giustamente, come la dottoressa Voltorini ricordava, non dovrebbe esistere un'attività in questo caso comunque prestandosi anche ad imparare un certo tipo di attività che potrebbero prefigurarsi completamente gratuite. La domanda che mi faccio io, e chiudo con questa, è anche un'altra, nel senso che va benissimo cercare di capire per quanto tempo potremmo applicare questo tipo di protocollo. Il problema, collega Scotto, secondo me, non so se poi la dottoressa conferma o no, è anche un altro, nel senso che noi potremmo anche cercare di restringere la tempistica. Ovvero noi potremmo mettere 3 mesi. Secondo me il problema non è quello, nel senso che se dopo questi 3 mesi viene riproposta la stessa cosa per altri 3 mesi e la volta dopo la stessa cosa ancora per altri 3 mesi, diventano immediatamente 9 mesi, 12 mesi. Ovvero è la continuità con cui non tutte, attenzione, un certo tipo di struttura lavorativa continua a fare delle offerte di lavoro continuando a chiedere in questo caso tirocinante. Se io oggi faccio un certo tipo di attività e voglio formarmi rispetto a questo, se qualcuno questo tipo di attività la scambia per lavoro, ed è evidentemente un po' più conveniente rispetto al resto, io continuo vita natural durante in modo perpetuo o per qualche tempo a riproporre lo stesso tipo di attività, semplicemente e banalmente, ma drammaticamente, a cambiare gli stagisti. E secondo me questo... Allora, prego. Se posso dire una parola su questo. Allora, rispetto a fare diventare serial stagisti, come dico io, cioè fare uno stage dopo l'altro, ci sono alcuni ordinamenti regionali, mi viene in mente quello della Toscana, stiamo sempre solo parlando di regolamentazione dei tirocini extracurriculari, perché le regioni sono competenti per i tirocini extracurriculari. La regione Toscana, per esempio, dice... Nella sua legge non si può fare più di un tirocinio per la stessa mansione. Però in realtà questo divieto è di difficilissima, se non impossibile, applicabilità, perché nel progetto formativo poi tu puoi sostanzialmente giocare mettendo che magari io sono una giornalista, faccio un primo stage in una redazione e imparo determinate mansioni. Poi in quella redazione non mi assumono, mi vogliono far fare uno stage in un'altra redazione di un'altra testata e basta che in qualche modo giochino con il mansionario e quindi scrivano un progetto formativo in cui sono presenti delle competenze lievemente diverse rispetto a quelle del progetto formativo precedente, ed ecco che io, come nel gioco dell'oca, riparto dalla casella 1 e posso fare un altro stage sempre in quella mansione. E quindi questo tipo di tentativo di ridurre la possibilità di diventare serial stagisti è, diciamo,
parte da buone intenzioni, ma forse non è il massimo dell'efficacia. Un'altra proposta che è stata discussa negli ultimi anni con tante parti politiche, penso specialmente al Partito Democratico, ma anche altri partiti, abbiamo intavolato delle discussioni su come si potrebbe fare per migliorare la legge sugli stage, e una delle proposte che ballano è quella di dare ad ogni persona un tesoretto di uno o due stage al massimo, e quindi quella una stessa persona potrebbe fare un numero limitato di stage, al termine del quale basta qualsiasi altro rapporto con un datore di lavoro dovrebbe essere configurato in maniera diversa, come se ogni persona, ogni giovane avesse una specie di bonus stage di uno stage o di due stage e potesse giocarselo dove meglio crede, ma una volta esaurito quel periodo di stage basta. A quel punto è ovvio che anche questa soluzione parte da un buon proposito, ma ha come riscontro negativo che se una persona fa uno stage e scopre che quel mestiere non gli piace, non ha più un bonus per magari potersi sperimentare in un'altra realtà lavorativa, in un settore diverso, e che magari è diventato col tempo quello in cui quella persona vorrebbe entrare, vorrebbe formarsi per poter lavorare. È vero però, e chiudo, che c'è comunque sempre il contratto di apprendistato, quindi non è che se noi togliamo la possibilità di fare stage condanniamo i giovani a non avere più nessun modo per entrare nel mondo del lavoro, perché esistono comunque sempre i contratti, tra cui il contratto principe per i giovani, ancora troppo poco utilizzato, è il contratto di apprendistato, che è molto meglio di uno stage perché prevede i contributi, le ferie, ed è un vero contratto di lavoro subordinato. Grazie dottoressa Voltolina, buon lavoro, è stato molto interessante.